tutti i compagni. Come ricordava Alessio, la Comune di Parigi è un episodio fondamentale per la storia della classe lavoratrice. I lavoratori di Parigi per la prima volta riuscirono ad abbattere lo Stato capitalista ed abbatterlo con i loro organi statali, con gli organi di un loro Stato, e lo fecero per 73 giorni, in circostanze molto difficili. Al termine di una guerra di 9 mesi e di un assedio di 5 mesi, in queste circostanze riuscirono a porre fine allo sfruttamento e all'oppressione, almeno per qualche settimana. E l'eco di quegli avvenimenti si ripercuote nei decenni, nei secoli seguenti, fino ad oggi. Ancora Lenin nel 17 ricordava che la rivoluzione d'ottobre praticamente si erse sulle spalle della Comune di Parigi, in quanto fu possibile studiandola ed analizzandola e capendo come fosse possibile condurre fino in fondo una rivoluzione. E oggi ripercorriamo la storia della Comune di Parigi con lo stesso scopo. Come possiamo fare una rivoluzione? Questa è la domanda che ci poniamo. Non facciamo questa discussione per celebrare semplicemente la Comune di Parigi. Vogliamo riuscire a capire qual è stato il percorso che ha fatto questa rivoluzione e quali analogie o differenze possono esserci con la situazione presente in tutto il mondo. Penso che verrà istintivo fare certi collegamenti con gli Stati Uniti e poi capire i limiti e gli errori della Comune di Parigi, perché alla fine la Comune di Parigi fu schiacciata e a noi non ci piace farci schiacciare. Ora, quella della Comune di Parigi è un percorso tutt'altro che lineare. Ci sono momenti di slancio, di arretramento, ancora di avanzata. I lavoratori di Parigi si fanno illusioni, vanno incontro a disillusioni e di passo in passo comprendono di dover andare oltre. È un percorso tutto sommato tipico per le rivoluzioni moderne, non solo forse quelle moderne. E se mi permettete vorrei fare una citazione un po' lunga di Marx, una citazione che ha un carattere profetico, che viene fatta circa 20 anni prima della Comune di Parigi, al termine degli eventi del 48, 48 e 50 in Francia, che videro la prima sconfitta, la prima insurrezione, la prima sconfitta del proletariato di Parigi. Questo, direi che questo passo ha aspetti veramente profetici. Ve lo leggo un attimo, se avete pazienza. Le rivoluzioni proletarie criticano continuamente se stesse, interrompono ad ogni istante il loro proprio corso, ritornano su ciò che già sembra cosa compiuta per ricominciare da capo. Si fanno beffe in modo spietato e senza riguardi delle medie misure, delle debolezze e delle miserie dei loro primi tentativi. Sembra che abbattano il loro avversario solo perché questo attinga dalla terra nuove forze e si levi di nuovo più formidabile di fronte ad esse. Si ritraggono continuamente, spaventate dall'infinita immensità dei loro propri scopi, sino a che si crea la situazione in cui è reso impossibile ogni ritorno indietro. E le circostanze stesse gridano: Hic Rhodus, hic salta. Adesso si salta. Cosa vuol dire Hic Rhodus, hic salta? Marx fa allusione a una favola di Esopo, quella della rana spaccona che pretende di poter saltare il colosso di Rodi e che alla fine viene messa di fronte a Rodi e dica: Beh, adesso salti. E la stessa situazione in certi momenti della storia si trova a fronteggiare il proletariato. E oggi vediamo come questa rana rivoluzionaria prende la prima rincorsa per il suo primo grande salto della storia. È una rincorsa che inizia sotto il regime di Luigi Bonaparte, che aveva preso il potere con un colpo di Stato nel novembre del 1851 e aveva messo fine alla lotta tra il proletariato parigino e la borghesia, che
che era iniziato appunto con i moti dell'848. Luigi Bonaparte usurpa completamente il potere politico, riduce l'Assemblea nazionale ad un organo poco più che consultivo, cioè il nazionale del Parlamento francese. L'Assemblea viene direttamente, il governo viene nominato direttamente da Bonaparte, mentre l'Assemblea non ha potere veramente legislativo, può solamente approvare le leggi di Napoleone Bonaparte oppure disapprovarle con la prospettiva di finire alla Cayenne. Comunque, usurpando il potere politico, Luigi Bonaparte difenderà con la spada la proprietà borghese e la proprietà fondiaria. E riesce a sfruttare una congiuntura economica mondiale favorevole, crescita economica. E per un periodo dà origine a un regime relativamente stabile, basato sulle opere pubbliche e delle spese militari a sostegno delle conquiste imperiali, soprattutto in Algeria e in Indocina, e a sostegno di vari interventi militari, come in Italia la guerra di Crimea nel 1853. La sua politica è anche caratterizzata dalla apertura commerciale rispetto all'estero. Fa anche un trattato di libero scambio con la Gran Bretagna nel 1860. E anche questo, non solo, ma anche questo lo pone in un attrito costante con la borghesia francese, che è sempre, diciamo, nostalgica del suo potere politico che non era più in grado di esercitare. E per bilanciarsi con un atteggiamento tipicamente bonapartista, Napoleone dà un colpo alla botte e uno al cerchio e cerca di dare spazio ai lavoratori per rendere necessaria la propria figura di repressione. In questo contesto si possono vedere nel 1859 le riforme del lavoro, in cui vengono ammessa la costituzione di sindacati e il diritto di sciopero. Tutto abbastanza incauto da parte di Napoleone Bonaparte, perché proprio in quegli anni, all'inizio degli anni 60, incomincia una crisi commerciale, che poi diventa una crisi economica, ed è a seguito della guerra civile negli Stati Uniti. E la borghesia liberale in questa situazione è molto scontenta di come vanno le cose, e comincia a coalizzarsi attorno all'Unione Liberale capeggiata da Adolfo Thiers. Questo signore lo ritroveremo, questo signore che infatti è un monarchico, lo ritroveremo avanti in questa storia. Con la crisi economica che avanza, comincia a farsi avanti anche la classe operaia e cominciano i segni di scontento, i primi scioperi. Bonaparte cerca ancora una volta la via d'uscita nella guerra, sperando in una pace interna e in conquiste di nuovi mercati. Su queste basi, il 19 luglio del 1970, dichiara guerra alla Prussia con l'intento di invadere la Germania. Questo è un passo molto incauto da parte di Napoleone Bonaparte, perché spesso la rivoluzione comincia proprio con la guerra, e non per caso. In guerra la classe lavoratrice non solo impara a combattere e ad uccidere, ma prima ancora dalla guerra la classe lavoratrice viene strappata dalla routine. Tutti quelli che sono i politici, i generali, la stampa, tutto l'apparato dominante viene messo sotto un'osservazione più seria da parte della classe lavoratrice. I lavoratori, in poche parole, diventano più critici, pensano alla politica. E questo succede specialmente quando la guerra va male. E la guerra per Napoleone Bonaparte va veramente male, fin dall'inizio. E il 7 agosto del Napoleone III già si vede costretto a fare un proclama in cui invita tutti i buoni cittadini a mantenere l'ordine. Turbarlo oggi vuol dire diventare complici dei nostri nemici, così suona il proclama. E questo proclamo ovviamente viene discusso all'Assemblea nazionale, ma
contrariamente alle aspettative di Napoleone, questo proclama l'Assemblea Nazionale diventa un catalizzatore del malcontento. Come scrivono i giornalisti dell'epoca, quel giorno si riuniva a Palazzo Borbone l'Assemblea Nazionale, a Place de la Concorde, e Place de la Concorde era stracolma di gente, come le strade adiacenti. Ci sono pochi borghesi, dicono i giornalisti, e molti colletti neri, cioè gli operai. Tutti ormai parlano apertamente contro il governo e chiedono la Repubblica. A quel momento i dimostranti di Parigi non erano ancora dei dirigenti che potessero guidarli. I loro dirigenti, infatti, o erano in esilio o erano in galera. Mentre invece la borghesia, non solo quella bonapartista e monarchica, aveva i suoi dirigenti asserragliati nell'Assemblea Nazionale ed era terrorizzata da questo movimento. L'opposizione al bonapartismo nell'Assemblea Nazionale, che era costituita da repubblicani moderati, non fece altro che invitare alla calma, ma non servì a molto. Il 2 settembre ci fu la disfatta di Sedan e la resa di Napoleone III. Il bonapartismo era scomparso, non esisteva più l'impero. 100.000 soldati erano stati catturati, Napoleone III nelle mani dei prussiani, l'imperatrice era fuggita in Inghilterra. Il Senato era scomparso prima ancora che fosse dichiarato sciolto. Bonapartisti, monarchici e repubblicani moderati erano divisi solo su una cosa, solo sull'assetto istituzionale da dare alla Francia, ma fondamentalmente erano uniti per evitare la rivoluzione, democratica o socialista che fosse, perché intuivano che anche una rivoluzione democratica che chiedesse la Repubblica poteva essere la foriera di molte complicazioni sociali per loro. E così tutta l'Assemblea Nazionale non fece altro che, dopo la sconfitta di Sedan e la caduta dell'impero, non fece altro che passare a un rimpasto di governo, con una richiesta della pace e di una monarchia più o meno parlamentare. Però gli gira male. Il 4 settembre c'è una grande manifestazione che invade la sede dell'Assemblea Nazionale a Palazzo Borbone. Questa manifestazione occupa le tribune, prende a calci il presidente dell'Assemblea, un certo Eugène Nevier, che è il proprietario delle Ciorie Creusot, grande capitalista, e un blanchista, Ernest Granger, si siede al suo posto. Dalle tribune la folla che ha ormai occupato l'Assemblea chiede la proclamazione della Repubblica. L'Assemblea, i deputati non trovano di meglio che scappare all'Hotel de Ville, cioè il municipio di Parigi, inseguiti dalla folla. E alla fine, anche qui, sono costretti, loro malgrado, a proclamare la Repubblica, sciogliendo sia il Senato che l'Assemblea Nazionale. E fu formato un governo di difesa nazionale, composto da repubblicani moderati, bonapartisti e monarchici, tutta la crema politica francese. Alla testa di questa, con l'incarico di comandare militarmente Parigi, fu posto il generale Trochu, monarchico e clericale. Trochu non credeva affatto che fosse possibile difendere Parigi, come è risultato poi dagli atti del governo che furono resi pubblici della Comune. Come spiegò Marx all'epoca, riteneva assai più importante tenere a bada i rossi a Parigi anziché battere i prussiani. Gli orientalisti vogliono una repubblica provvisoria che conclude una pace vergognosa affinché la responsabilità non cada sulla dinastia dell'Orléans, che essi restaurerebbero in seguito. I fatti mostreranno che Marx aveva pienamente ragione, però i piani borghesi non filano per niente. La sera del 5 settembre, già il giorno dopo, nella sede dell'Internazionale, a Rue de la Corbière, si riuniscono i rappresentanti sia delle sezioni dell'Internazionale che dei sindacati
Italy Club rivoluzionari. Cosa sono questi club rivoluzionari? Sono delle rimanenze dei club della rivoluzione francese della fine del Settecento e per quanto un po' fossilizzati e spenti, costituivano ancora la struttura di base politica, la struttura tradizionale della popolazione parigina. Se ne sono scontati 36 durante l'attività della Comune, soprattutto nei quartieri operai. I club avevano le loro sede nei posti più disparati, caffè, teatri, scuole, perfino nelle chiese avevano delle sedie a volte, e avevano il loro programma politico. Ci pagavano 10 centesimi per partecipare, si tenevano riunioni pubbliche e c'era una presidenza, eletta mensilmente, che organizzava i lavori. E in questa fase i club tornano a riempirsi di lavoratori. Lavoratori che diffidano della sincerità dei membri del governo e che vengono definiti da questa assemblea di cui parlavamo a Rue de la Concorde, nella sede internazionale, come membri del governo, dell'assemblea, scusate, membri del governo, capaci di ogni sorta di vigliaccherie, se non fossero stati seriamente sorvegliati. Per cui si propone che in ciascuno dei 20 arrondissement di Parigi, cioè 20 rioni in cui divise a Parigi, siano istituiti dei comitati di vigilanza per controllare le azioni delle nuove amministrazioni municipali, che sono completamente succubi del governo installato all'Hotel de Ville. Ora, questi comitati di vigilanza sono composti da qualche decina di membri e vengono eletti direttamente nelle assemblee popolari di Rione. Si tratta della prima forma di dualismo di potere che prende origine a Parigi in questo periodo. Penso che valga la pena a questo punto fare anche una menzione di quelle che sono le correnti politiche che si agitano nei club rivoluzionari e nei comitati di vigilanza. Ora, dopo il 4 settembre uscirono di carcere, tornarono dall'esilio vari esponenti politici dell'opposizione. E nelle correnti politiche che si formano, vediamo già in modo embrionale molte delle correnti e anche delle generazioni politiche che attraverseranno il movimento dei lavoratori in tutto il secolo seguente fino ad oggi. Ora vediamo che in Francia erano molto diffuse le teorie di Proudhon, in base alle quali bisognava conciliare lavoro e capitale, accordando ai lavoratori una giusta remunerazione. Diciamo, le teorie di Proudhon costituivano un riformismo antelitera. I seguaci di Proudhon in realtà si divisero sulla questione della Comune. Una parte la boicottarono, quelli ortodossi, diciamo i proudhoniani ortodossi, e una parte invece diventarono membri attivi della Comune. Non consideravano, erano diffidenti di fronte a qualsiasi organizzazione politica dello Stato, e in questo erano vicini ai seguaci di Bakunin, anarchici, che per fortuna però non avevano quasi nessun seguito a Parigi. Poi c'erano i blanchisti, che aspiravano chiaramente a una società comunista e avevano ben presente la necessità della conquista del potere politico. Per ottenere questo risultato però ritenevano sufficiente che fosse che bastasse organizzare un piccolo nucleo di cospiratori risoluti, disciplinati, efficienti e non davano nessuna importanza al lavoro preparatorio tra le masse. Marx polemizzava con Blanqui dicendo che lui non era un rivoluzionario di professione, ma era un complottatore di professione. In questa concezione del rapporto tra la direzione e le masse si può intravedere quello che in futuro sarà certi atteggiamenti più deleteri del botteghismo italiano e che ancora oggi ha
un certo seguito, anche se in crisi. Ora, questi blanchisti contavano che una volta impruniti del potere avrebbero instaurato un governo tirannico per stroncare ogni opposizione. E le trasformazioni sociali sarebbero arrivate solo più tardi. Come diceva Blanqui, il comunismo non si realizza con decreti, ma sulla base di decisioni prese volontariamente dalla nazione stessa. E queste decisioni possono avvenire solo sulla base di una larga diffusione dell'istruzione. In pratica, prima governiamo noi, poi i lavoratori, quando sono diventati istruiti, potranno partecipare al governo. Ora, anche qui si vede i problemi di certe malattie politiche del movimento operaio, che si possono ritrovare nello stalinismo guerrigliero o anche golpista, dove la presa del potere viene demandata a ristretti gruppi guerriglieri o anche dell'esercito, con l'esproprio di fatto del potere politico dei lavoratori. E si intravede anche la deviazione di Bogdanov, il bogdanovismo, in considerare come leva diretta del potere dei lavoratori l'istruzione, il lavoro culturale, considerandolo come un processo a parte, separato da quello di conquista del potere politico. Comunque, va dato atto ai blanchisti che tutti loro parteciparono attivamente alla Comune di Parigi. Un altro importante ala rivoluzionaria, ma che non era socialista, che era attiva a Parigi, era quella dei neogiacobini. Questi possono essere definiti dei repubblicani radicali, diciamo, ricordavano le idee dei mazziniani. E i loro politici erano essenzialmente le libertà democratiche, come la libertà scolastica, la libertà di stampa, e avevano una base sociale fondamentalmente piccola borghese. Poi, tra gli elementi famosi della rivoluzione parigina, abbiamo anche il garibaldino Amilcare Cipriani, il pittore Gustave Courbet e quattro marxisti. In tutta la Comune di Parigi ci sono solo quattro marxisti, anzi la mattina del 4 settembre ce n'è solo uno. E quattro marxisti che sono collegati fra loro inizialmente solo attraverso l'internazionale e la conoscenza di Marx, non costituiscono un'organizzazione. Olivier Lissagré è un giornalista ed è l'unico ad essere già a Parigi il 4 settembre. Leo Frankel, un ex ufficiale dell'impero austro-ungarico messo in esilio dall'imperatore Asburgico e arrestato da Bonaparte, esce di prigione solamente la sera del 4 settembre. Poi c'è un operaio della Prima Internazionale, che viene proprio dalla Prima Internazionale, inviato solo alla fine di settembre, ed è Auguste Serraillet, e alla fine, il 27 marzo del 71, arriverà come inviata della Prima Internazionale ancora, Elisabeth Dmitriev, una donna russa di origini nobili, in stretto contatto con Marx. E queste sono le forze del marxismo a Parigi all'inizio di questa storia. Ma ritorniamo ai nostri comitati di vigilanza. Li avevamo lasciati composti da qualche decina di membri eletti nelle assemblee popolari di Lione. Ora, questi comitati di vigilanza cominciano subito ad esprimere delle posizioni politiche e assumere varie iniziative. Quelli del centro città, del primo e secondo arrondissement, sono prevalentemente borghesi e appoggiano il governo. Quelli dei rioni popolari hanno delle posizioni chiaramente rivoluzionarie. Per questo che nobili, il conte Napoleon Dalù, si lamenta che i comitati di vigilanza fanno pressioni sui sindaci, ne usurpano le funzioni, danno ordini,
ispezionano addirittura le case e si prende anche la prerogativa di fare arresti e perquisizioni. Un giornalista descrive peraltro questi comitati come persone incontestabilmente devote alla rivoluzione, quasi votate anticipatamente alla morte. Dice che arrivavano tutti verso le 5 o le 6 al comitato, facevano il riassunto del lavoro compiuto durante la giornata, passavano le delibere da quello che si doveva fare il giorno seguente, e poi alle 8 in punto tutti quanti se ne andavano al loro club per le discussioni politiche. Ora, ciascun comitato elige 4 membri che vanno a costituire un comitato centrale dei 20 rioni parigini, con una sede nel locale dell'Internazionale, appunto di Rue de la Corderie. Queste 80 persone sono il primo centro del dualismo di potere di Parigi, ancora se molto, forse molto embrionale. E questo comitato centrale vota una risoluzione, in conformità anche con i suggerimenti di Marx ed Engels, che il governo non sarebbe stato attaccato, data la presente situazione di guerra e l'insufficiente preparazione delle masse popolari. E però cominciano a fare delle rivendicazioni politiche. Rivendicano i classici diritti democratici, il diritto di associazione, di riunione, la libertà di stampa e di eleggere le nuove amministrazioni municipali. E si cominciano già ad abbozzare quelli che sono elementi di un futuro Stato proletario. La soppressione della prefettura di polizia e l'organizzazione di una nuova polizia municipale. La revoca di tutti i magistrati che avrebbero dovuto diventare magistrati eletti. E il 17 settembre il Comitato Centrale dei Comitati di Vigilanza pubblica anche un manifesto programmatico che amplia e precisa queste richieste e chiede proprio la soppressione di tutta la polizia, che le sue funzioni sarebbero dovute essere trasferite ai municipi, che avrebbero dovuto eleggere appositamente dei funzionari, i suoi compiti sarebbero stati svolti dalle guardie nazionali. Sottolineiamo, dalle guardie nazionali. La guardia nazionale è molto cambiata rispetto al 1848. Nel 1848 la guardia nazionale era una milizia piccolo borghese, formata da volontari che potevano permettersi di mantenersi e di portare la divisa, di comprarsi la divisa e le armi. Ora questo era stato cambiato di fronte alle esigenze delle difese militari e oltre a ricevere uniforme e armi, le guardie nazionali avevano anche un piccolo soldo, un piccolo stipendio. Su questa base non solo le guardie nazionali avevano evitato di esercitare i compiti di polizia, ma si dichiara anche che tutti i cittadini devono essere armati. Ogni strumento necessario alla difesa requisito, tutti i prodotti alimentari di prima necessità espropriati, pagando i commercianti a fine della guerra. La distribuzione ai cittadini, dei generi alimentari deve essere fatta dai municipi. Ora, queste sono solo delle proposte a questo stadio, ma cominciano ad avere già le caratteristiche di quelle che possono essere fatte da uno Stato operario. E intanto la guerra procede. E i prussiani arrivano il 19 settembre ad assediare Parigi. Ora si viene a creare una situazione un po' bizzarra. A settembre ci sono 120.000 soldati prussiani, saliranno 220.000 solo a gennaio. E a Parigi però ci sono 140.000 uomini dell'esercito regolare, 115.000 guardie mobili bretoni, 20.000 gendarmi e 384.000 guardie nazionali. In totale 659.000 uomini contro 120.000 prussiani. Inoltre Parigi disponeva di artiglieria media e lunga gittata e di posti di armi e fabbriche di munizioni.
Ora, chiaramente, i parigini erano in situazione di superiorità militare, che gli avrebbe permesso di affrontare i prussiani anche davanti a Parigi. Però il governo aveva già deciso di trattare la pace. L'obiettivo della borghesia è temporeggiare, affamare Parigi, affamare l'esercito e la Guardia Nazionale, in pratica evitare la rivoluzione. Gli lavoratori di Parigi intuiscono la situazione, anche perché il governo continuava a rinviare le elezioni municipali e si decide, in cui si comincia a parlare di comune, di procedere all'organizzazione della comune senza attendere l'autorizzazione governativa. Un club di Parigi il 24 settembre vota una soluzione per eleggere la Comune di Parigi direttamente nelle assemblee popolari. E il 28 settembre il Comitato Centrale dei 20 Rioni invitò la popolazione a prepararsi ugualmente alle elezioni per la Comune nel più breve tempo e, per notare, trasmise la risoluzione ai comandanti di battaglioni della Guardia Nazionale. Qui si vede il legame che comincia a essere capito dai lavoratori parigini per quello che è il potere politico e l'apparato militare. Come diceva un vecchio ex marxista che poi è impazzito, un certo Zetung, il potere politico esce dalla canna del fucile e la Guardia Nazionale è la rappresentazione plastica di questa situazione. È una situazione però ancora prematura per l'insurrezione e il Comitato Centrale precisa comunque che non pretendeva di sostituirsi al governo centrale, ma che esse, insieme alle comuni e alle altre città, insieme al governo stesso, sarebbe stato uno degli organismi dello Stato. Una situazione un po' bizzarra in cui praticamente c'è un'ufficializzazione del dualismo di poteri senza la volontà, senza programma per risolverlo. E però con un programma politico che convinse, cioè ad ampliarsi, a diventare più dettagliato in senso proletario. Si chiede la revoca e la responsabilità personale dei funzionari della comune, la distribuzione gratuita dei generi alimentari e l'abolizione del pagamento degli affitti durante il periodo di guerra, la pubblicazione dei documenti segreti, l'abolizione, come avete detto, della prefettura di polizia e il passaggio delle sue funzioni alla comune, un'istituzione laica gratuita e obbligatoria per tutti, e per finire la riforma sociale e la soppressione di tutti i monopoli e privilegi. In questa situazione, Trocoux, il comandante militare di Parigi, continua a temporeggiare e ad affamare la popolazione, con la collaborazione anche dei grandi commercianti che fanno incetta. Però le voci sulle trattative con Bismarck e la caduta di Metz alza la tensione sociale. Ed arriviamo alla prima prova, così, alla prima prova generale dell'insurrezione. La mattina del 31 ottobre, il Comitato Centrale dei 20 Rioni decise di rovesciare il governo, sostituendogli la Comune Rivoluzionaria. C'è una grande folla di cittadini, di guardie nazionali, che accorre alla sede dell'Assemblea Nazionale, all'Hotel de Ville. Lo invade, mette a tacere il sindaco Arago e i ministri e li arresta. Furono decise elezioni municipali per il giorno seguente e di nominare il 2 novembre un nuovo governo. Però Arago, cioè il sindaco, e Trocoux riescono a dileguarsi e scappare. Blanqui emana l'ordine di occupare la prefettura e i municipi rionali e veniva costituito un comitato di salute pubblica. Però tutto questo rimane puramente sulla carta. E gli insorti dimostrano ancora una completa impreparazione militare. La sera del 31 ottobre, semplicemente, gran parte della folla se ne va dall'Hotel de Ville e torna a casa per cena. E così fanno pure anche i membri della Guardia Nazionale. Così di notte arrivano i reparti dell'esercito fedeli al governo, liberano i ministri,
e Jules Favre, che di fatto però era faceva le funzioni di primo ministro, promette elezioni generali e che non ci sarebbero state rappresaglie contro i sorti. Sorti che l'MLM se ne vanno indisturbati al momento dall'edificio, che ritorna nelle mani del governo. Ovviamente, già dal giorno dopo, il governo si rimangia tutto e passa alla reazione. Comincia col sostituire il comandante della Guardia Nazionale e lo sostituisce con il generale Clement Thomas. Questo era stato, era il vecchio responsabile della Guardia Nazionale ai tempi dell'insurrezione del 1848, era stato il responsabile della repressione di quella insurrezione. Vengono anche arrestati 14 capi della rivoluzione e Blanqui è costretto a scappare da Parigi e non riuscirà più a tornarvi. Tutto sommato Blanqui, come riconobbe Marx, era un dirigente fondamentale di Parigi. Questa fu una perdita decisiva. Il 3 novembre fu indetto un plebiscito piuttosto curioso, che oltre a basarsi sul suffragio universale, che non è tradizionalmente un terreno favorevole ai rivoluzionari, praticamente si chiedeva se la popolazione di Parigi voleva mantenere o no i poteri del governo a difesa della nazione. In pratica suonava come se si volesse continuare a difendere la nazione oppure niente. Non c'era nessuna alternativa di fronte a questo. E questo plebiscito fa tenere al governo una maggioranza schiacciante. 558.000 voti a favore e 62.000 contro. Ora, incomincia una fase ovviamente di riflusso. In questa fase, l'internazionale, che non è per ora messa fuori legge, riesce a mandare un appello per la prosecuzione della guerra e la difesa della Repubblica, con consuete rivendicazioni, ma con la novità che questa volta ci si rivolge anche ai contadini, dichiarando che gli operai e i contadini avevano uguali interessi. Recita l'appello della prima internazionale. Noi vogliamo infine che la terra sia data ai contadini, che la lavorano, le miniere e i minatori che vi lavorano, le fabbriche agli operai che le creano. In questa situazione però la situazione alimentare peggiora progressivamente. I prezzi aumentano e la carne bovina sparisce dalle macellerie. Prima arriva la carne di cavallo, poi si cominciano a macellare cani e gatti e anche i topi. A dicembre vengono abbattuti gli animali per essere macellati. Vengono introdotte le tessere per la carne, che ovviamente i più poveri si rivendono per sopravvivere, per avere denaro. Fondamentalmente, in questo periodo, l'alimentazione fondamentale dei parigini è un impasto di pane scuro che faceva le budella, ed era fatto di poca farina, molta crusca e anche un po' di terra. Ovviamente in queste condizioni la situazione sanitaria va peggiorando. E mentre la mortalità per settimana a Parigi prima della guerra era di 750 decessi, con l'assedio passa a 1500 a ottobre, quindi raddoppia, e sestuplica ore di gennaio, diventano 4500 a settimana. E in queste condizioni il Consiglio dei Ministri pensa che la classe lavoratrice parigina sia ormai cotta a dovere e sia il momento di procedere a una resa graduale. In risposta a questo, 130 delegati del Comitato Centrale pubblicano un manifesto rosso in cui accusano apertamente il governo di non sapere condurre la guerra e di affamare i parigini. Dichiarano: l'unica salvezza del popolo e l'unico mezzo contro la rovina è la creazione di un consiglio municipale o comune, o comunque lo si voglia chiamare. Ancora qui si minaccia la rivoluzione.
però senza prepararla, con un atteggiamento tipico di quello che nel secolo seguente Trotsky definirà centrismo. Ora, il 18 gennaio c'è una farsesca sortita militare per rompere l'assedio, che ovviamente fallisce, e trocuda le dimissioni. Viene sostituito dal generale Villeneuve, che sulle basi della sconfitta voluta dichiara apertamente che è impossibile sconfiggere i prussiani. E qui praticamente comincia la guerra civile. I comitati di vigilanza decisero una manifestazione all'Hotel de Ville, la sede dell'Assemblea Nazionale, prima era del Municipio di Parigi. In quella notte, e questa viene creata per il 30, scusate, come dove le date? Per il 21 gennaio. Quella stessa notte le guardie nazionali riescono a liberare Cipriani e alcuni dei detenuti della insurrezione del 31 ottobre. Ora, il giorno seguente, quando i battaglioni della Guardia Nazionale affollavano la piazza davanti al municipio, dalle finestre ci sono delle guardie bretoni che sparano sui dimostranti. Da notare, guardie bretoni vengono usate per questo. Le guardie bretoni non parlano francese, parlano bretono, un dialetto britannico. E questo è un espediente tipico della controrivoluzione per schiacciare la rivoluzione senza rischiare il contagio rivoluzionario. Noi lo vediamo lungo tutta la storia delle rivoluzioni, dei decenni, dei secoli seguenti, fino ad arrivare all'insurrezione di Piazza Tiananmen, dove vengono usate le truppe della Mongolia per schiacciare i dimostranti, e si possono fare esempi all'infinito. Comunque la Guardia Nazionale risponde al fuoco, ma alla peggio, e rimangono uccise una cinquantina di persone, tra dimostranti, guardie nazionali. Questo è il primo vero scontro armato tra il governo e la comune, e praticamente indica la strada, indica che il dualismo di potere si può risolvere solamente con la lotta armata. Ma ovviamente qua a questa fase succede ancora la reazione. Serie di arresti, vengono chiusi tutti i club e i giornali rivoluzionari. Vengono proibite le assemblee. Favre, il ministro degli esteri, pensa di essere indisturbato e raggiunge Bismarck a Versailles per concordare le condizioni della resa, che poi sarebbe dovuta essere ratificata dall'Assemblea Nazionale. Bismarck vorrebbe il disarmo della Guardia Nazionale. Favre gli fa capire che non è cosa. E gli dice, entrate a Parigi e provateci voi a disarmare i lavoratori parigini. Così la popolazione parigina si mantiene in armi e l'armistizio viene fermato il 28 gennaio. Dopodiché c'è un'altra svolta. L'Assemblea Nazionale viene eletta su base del suffragio universale nazionale e praticamente i rappresentanti rivoluzionari vengono annegati in una marea di 675 deputati, di cui almeno 400 risultano monarchici, 30 bonapartisti e tutti quanti rappresentanti in pratica di ricchi agricoltori e commercianti, già sono quelli che Marx definì i rurali. Questa gente esigeva una pace a qualunque costo per restaurare la monarchia, fondamentalmente. L'Assemblea, come primo provvedimento, soppresse lo stipendio delle guardie nazionali e scelse i rappresentanti dell'Unione Liberale
Adolphe Thiers, che abbiamo già incontrato, un artico, come capo dell'esecutivo. Il programma del governo era semplice: concludere la pace e sottomettere Parigi. La pace viene ratificata il 1 marzo e il governo regola i conti con i parigini, almeno ci prova. Viene adottata la risoluzione di trasferire la sede prudenzialmente dell'Assemblea a Versailles, fuori Parigi. Fu abrogata la moratoria del pagamento degli affitti e delle cambiali. E Thiers pensa di avere la vittoria in pugno. Lui dichiara di avere che in 3 giorni risolverà il problema di Parigi e mette addirittura il suo ufficio dentro alla prefettura di Parigi. Le cose non vanno esattamente così. Il 6 febbraio c'è un'assemblea al Circo d'Inverno in cui viene lanciata l'idea di una federazione della Guardia Nazionale. Questa è una svolta importante. Ogni battaglione avrebbe costituito con i suoi delegati un comitato rionale della Guardia e ciascuno di questi comitati rionali avrebbe eletto i suoi delegati per formare un comitato centrale della Guardia Nazionale. Il comitato centrale della Guardia Nazionale avrebbe preso di fatto il ruolo del comitato centrale del comitato di sicurezza, esercitando questo ruolo con l'autorità delle armi. Il 15 febbraio i delegati dei 20 rioni della Guardia Nazionale eleggono una commissione provvisoria per redigere lo statuto della federazione. E questa commissione provvisoria agisce subito come un organo politico che dirige la vita della città. Intanto dichiarano subito che la Guardia Nazionale non avrebbe disarmato, sotto la loro propria della testa. E il 28 febbraio fa raggruppare i cannoni della Guardia a Montmartre e Belleville, in previsione dell'entrata dei soldati tedeschi della capitale, ma con un manifesto raccomanda ai parigini di non manifestare contro le truppe straniere. Ormai comincia a essere chiaro che non si tratta più di una guerra nazionale, ma di una guerra contro la borghesia. La Guardia Nazionale tiene i cannoni, intuendo di non doverli usare contro i tedeschi, ma contro i borghesi. Il 3 marzo il governo, dato che Clemente Mas era un comandante della Guardia puramente fittizio, del tutto sospeso in aria, tenta la mossa di nominare il generale Aurel de Paladin a comandante della Guardia. Paladin non poteva essere di Clemente Mas, che era stato il boia della rivoluzione del 1848, ma il punto è che la Guardia Nazionale voleva autogovernarsi. E questa nomina viene presa come una provocazione. Il 4 marzo il Comitato Centrale della Guardia Nazionale nomina in un'assemblea generale di delegati rappresentanti di 200 battaglioni e per dimostrare la sua indipendenza dà il comando della Guardia addirittura a Garibaldi, che rifiuta, probabilmente ha capito come andavano a finire le cose. Comunque, d'ora in poi le guardie nazionali riconosceranno solo l'autorità del Comitato Centrale e si impegneranno per la costruzione, come dice il manifesto della loro assemblea, di una repubblica democratica e sociale. Lo statuto viene adottato il 10 marzo e si ribadisce che non ci saranno più eserciti permanenti, ma solo la nazione tutta armata. Il proletariato di Parigi, possiamo trovare a questo punto, organizzato politicamente e militarmente in modo democratico su un modello che ricorda i soviet del 1905 e del 1917. Si può dire che in realtà non è che il proletariato di Parigi abbia preso a modello i soviet del futuro, tutto più viceversa, ma la realtà va al di là dei modelli storici. Direi che semplicemente la democrazia consigliare è il metodo naturale per esprimere la dittatura dei lavoratori. E i lavoratori di Parigi si organizzano istintivamente, fin dall'inizio, in questo modo. Il governo capisce cosa sta succedendo e reagisce. L'8, il 12 e il 16 marzo
fanno dei primi tentativi falliti di requisire l'artiglieria della Guardia Nazionale, soprattutto i cannoni di Monmouth, che avevano anche un ruolo simbolico, essendo stati comprati con una colletta tra i lavoratori di Parigi. E continuano a provarci. Il 18 marzo inizia l'insurrezione. Il 18 marzo c'è un nuovo tentativo di portare via i cannoni di Monmouth. E si svolge così la storia. Alle 3 del mattino, dalle truppe regolari al comando del generale Lacombe occupano la riva destra della Senna e alcuni distaccamenti risalgono la china di Monmouth. Sono le 3 di notte, disperdono i federati di guardia e si ritrovano lì padroni dei cannoni. Per fortuna, ogni tanto anche la reazione fa delle grandi cazzate. L'esercito regolare era arrivato fino a Monmouth senza però né cavalle né traini, per cui i fanti si trovano a dover trascinare a mano praticamente i cannoni. Potete immaginare che i fanti non erano molto contenti. E intanto viene dato l'allarme, ci suonano le campane e ora dalle 7 del mattino tutte le strade ormai che portano alla Tura sono piene di folla. Sono in maggioranza delle donne. Ma arrivano anche i battaglioni della Guardia Nazionale del 18° Rione. Di fronte a questa situazione, il generale Lecomte ordina più volte di sparare. Alla fine, un sergente dell'80° Reggimento, un certo Galdric Verdaguer, ordina di abbassare le armi. I soldati regolari e la Guardia Nazionale fraternizzano. Lecomte viene arrestato dai suoi stessi soldati e portato allo Chateau Rouge, la sede del comando della legione del 18° Rione. Il 128° battaglione della Guardia Nazionale recupera i cannoni e respinge una carica dei cacciatori a cavallo. Alle 11 il generale Vignot dà ordine di ritirata. Non è certo stata una grande battaglia campale, era stata appena una scaramuccia. Ma questo è abbastanza perché Thiers e i suoi ministri siano presi dal panico e abbandonano precipitosamente Versailles, insieme a generali e funzionari. E non hanno tutti i torti in realtà. Thiers non aveva previsto la defezione in massa delle truppe. E ora tutto quello che gli importa è preservare l'esercito, ormai piuttosto insubordinato, del contagio rivoluzionario. In tutta fretta lasciano Parigi e lasciano 3 reggimenti che erano mai considerati persi dalla rivoluzione e anche varie batterie di cannoni. Semplicemente nel primo pomeriggio il Comitato Centrale non trova altro da fare che dare ordine di occupare i municipi, le caserme e gli uffici governativi e si cominciano a costruire le barricate. Così vediamo che l'apparato statale borghese praticamente lascia il campo e la Guardia Nazionale prende il controllo della maggioranza dei punti strategici della città senza nessuna resistenza. In realtà il Comitato Centrale della Guardia Nazionale non aveva giocato nessun ruolo negli avvenimenti di quel giorno e nonostante questo alla sera del 18 si scoprì essere alla testa di un regime rivoluzionario basate sui lavoratori armati. Lavoratori armati che incominciano a fare un po' di polizia. Avevano arrestato il generale Clément, arrestano anche il generale Clément Thomas, che era stato il generale del comandante della Guardia Nazionale, e come ricordiamo lui, il protagonista della repressione del 48. Viene trascinato dalla folla allo Chateau Rouge, dove c'è il comando della Guardia Nazionale del 18° Rione, e nonostante qualche ufficiale della Guardia Nazionale si opponga, viene condotto al giardino dei Rosai e lì viene linciato. A quel punto i soldati dell'80° Reggimento Regolare prendono la palla al balzo, prelevano di prigione anche il generale Lacombe e lo fucilano. Si può dire un inizio promettente. Però altri provvedimenti ben più importanti vennero tralasciati.
Nel pomeriggio vennero occupate le ultime caserme e la stamperia nazionale, ma non furono invece occupati la posta centrale, la Banca di Francia e il forte Mont-Valérien, che controllava la strada per Versailles. Non viene fatta nessuna opposizione alle truppe ritirate. Questo è l'errore più grave, probabilmente quello proprio di non attaccare immediatamente Versailles, come fu affermato dallo stesso generale Vinot, che scrisse che fu un errore gravissimo e irreparabile, perché il comando centrale non utilizzò tutti i vantaggi inaspettatamente conseguiti. In quel momento tutte le probabilità erano dalla sua parte. Esso avrebbe dovuto tentare l'attacco il giorno seguente. In effetti, gli uomini del comitato centrale non avevano nessun piano militare, perché essi stessi erano rimasti sorpresi dall'insurrezione spontanea della popolazione. Essi non l'avevano prevista e non avevano fatto nulla per organizzare. Sono persone tutto sommato moderate, completamente impreparate ai compiti storici che hanno davanti, e coerentemente queste persone non vedono l'ora di disfarsi del potere e nel mezzo della guerra civile tutto quello che pensano è fare delle elezioni, dato che non avevano il mandato legale per governare, secondo loro. Così se ne stanno chiusi all'hotel del Ville per discutere per qualche giorno e fissano per il 22 marzo le elezioni del Consiglio Municipale. Ora, la maggioranza dei sindaci di Rione è rimasta fedele al governo e contesta la legittimità dell'insurrezione e chiede di rimettere a loro il potere della città. Ora, il Comitato Centrale della Guardia Nazionale, anziché, come sarebbe stato probabilmente più pratico e sobrio, anziché imprigionare i sindaci, fa delle trattative con i sindaci. Come risultato di queste trattative, le elezioni vengono spontate dal 26 marzo e questo dà ulteriore tempo al governo di Versailles per organizzarsi. Nel frattempo ai sindaci è permesso perfino di organizzare delle manifestazioni reazionarie nei quartieri del centro e addirittura firmano manifesti i sindaci in quale annunciano di aver nominato l'ammiraglio Jean-Marie Sassé come comandante della guardia. E questo può arrivare indisturbato da Versailles, farsi un giro, constatare che nessuno se lo fida, nessuno è disposto a mettersi ai suoi ordini, e se ne ritorna il 24 marzo a Versailles, comodo e indisturbato. Nonostante tutte queste ingenuità, il Comitato Centrale della Guardia Nazionale si trova costretto a distruggere tutto il vecchio apparato statale borghese. È praticamente impossibile utilizzare il vecchio apparato mettendosene alla sua testa. Occorre un nuovo Stato che esprima la dittatura dei lavoratori. E in questo senso noi vediamo il 24 marzo un manifesto del Comitato Centrale che fissava già il noto programma da realizzare dopo le elezioni per il mantenimento della Repubblica, la creazione di un consiglio comunale elettivo, l'abolizione della prefettura di polizia e dell'esercito permanente, il mantenimento dell'ordine affidato alla Guardia Nazionale, cioè ai lavoratori armati. E dato che la Comune era stata proclamata anche in altre città importanti come Lione, Marsiglia, a Tolosa e altre ancora, si parla di formare una federazione di libere comuni della Francia. Queste libere comuni dovrebbero essere appunto guidate da una comune, ciascuna, dove i membri del Consiglio erano revocabili e dovevano rendere conto delle loro azioni ed essere completamente responsabili di fronte alla popolazione. Questa fase della vita del Comitato Centrale è costellata dalle illusioni prudoniane. E in questa fase si parla infatti di, nei vari proclami del Comitato Centrale, di eliminare l'antagonismo fra le classi, di assicurare l'uguaglianza sociale attraverso l'organizzazione del credito e di creare associazioni che assicurassero ai lavoratori il frutto completo del loro lavoro.
dicono questi proclami che la Repubblica doveva instaurare l'armonia degli interessi e non sacrificare gli uni per gli altri. Ora, su queste basi politiche, il 28 marzo furono resi i nomi dei consigli degli eletti al Consiglio della Comuna, che da questo momento diventa l'unico potere riconosciuto. Questo comune è composta quasi esclusivamente da persone che erano state protagoniste del movimento rivoluzionario negli ultimi mesi. Sono 90 membri, di cui 25 operai, 15 membri della prima internazionale, più altro blanchisti, solo 4 sono marxisti, come avevamo già visto, 13 sono dei reduci della vecchio Comitato Centrale della Guardia Nazionale. Qualche elemento di destra all'interno di questo comune dà subito le dimissioni e qualcun altro viene arrestato perché, aprendo gli archivi bonapartisti, si scopre che sono informatori della polizia. Nel complesso la maggioranza erano prudoniani o repubblicani di sinistra, cioè nostalgici della rivoluzione del Settecento. Da notare però che tra i membri del Consiglio vi è anche un suddito austriaco, l'ungherese Leo Frankel, un marxista. Come ho ricordato, era ex membro del ex ufficiale dell'esercito austro-ungarico. A questo proposito, la Comune sancisce l'eleggibilità dei cittadini stranieri e adotta la bandiera rossa, dichiarando che la bandiera della Comune era la bandiera della Repubblica Mondiale e l'appellativo di membro della Comune era un segno di fiducia più importante dell'appellativo di cittadino. Nonostante le basi ideologiche incerte della Comune, la Comune è pressata dalle esigenze materiali e alla fine è composta da veri rappresentanti dei lavoratori. E la troviamo a fare molti passi politici e sociali in avanti, più di quanti qualsiasi governo riformista abbia fatto in decenni. E fa questo nel giro di poche settimane. Prende dei provvedimenti che penso sia valga la pena ricordarla, perché costituiscono ancora oggi la base del programma dei marxisti, di quello che Trotsky delineerà nel cosiddetto programma di transizione. E questi provvedimenti partono da un decreto del 29 marzo che abolisce l'esercito permanente e stabiliva l'armamento di tutto il popolo. Non possono essere costituite a Parigi o essere introdotte altre forze armate oltre alla Guardia Nazionale. Tutti i cittadini validi fanno parte della Guardia Nazionale. Furono prorogate di 3 mesi le richieste di sfratto e fu stabilito che gli affittuari fossero esentati dal pagamento della pigione per 3 trimestri. Il 1 aprile fu soppresso il titolo con relative funzioni di comandante in capo delle forze armate. Una decisione discutibile, motivata dalla diffidenza verso chiunque si trovasse a essere il padrone dell'esercito. Il 2 aprile fu fissato lo stipendio massimo, importante questo, dei funzionari in 6.000 franchi annui ed il compenso dei membri della Comune fu stabilito in 15 franchi al giorno, l'equivalente di 5.400 franchi annui, cioè pari al salario di un operaio qualificato. L'8 aprile fu decretata l'erogazione di una pensione per tutti i feriti e il 10 aprile una pensione per gli orfani e le vedove delle guardie nazionali in combattimento, da notare senza distinzione fra mogli legittime e illegittime, tra figli legittimi o naturali. Fu anche stabilita la requisizione degli alloggi rimasti vuoti, per assegnare le famiglie che erano rimaste senza casa in seguito ai bombardamenti delle truppe di Kiev. Il 2 aprile fu anche abrogato il concordato napoleonico del 1801 con la Chiesa. E fu abrogato questo concordato, ricordando da una parte che la libertà è il principio basilare della Repubblica francese e che la libertà di coscienza è la prima delle libertà, ma ricordando anche che il clero si è fatto complice dei crimini della monarchia contro la libertà. E quindi si proclamava, 1) la separazione dello Stato dalla Chiesa,
Due, la soppressione del bilancio dei culti, cioè di tutte le sovvenzioni alla Chiesa, e la soppressione anche dei cosiddetti beni di mano morta, cioè tutti gli immobili e immobili appartenenti alle congregazioni religiosi erano dichiarati proprietà nazionale. Per quanto non ci fosse nessun disturbo o proibizione al culto, in questa fase molti parroci pensavano bene di non farsi vedere nelle chiese e questo spinse vari club rivoluzionari a utilizzare per le loro riunioni anche le chiese. Ovviamente la stampa del governo gridò il sacrilegio a questo proposito. In alcune chiese invece il culto si svolgeva la mattina, mentre la sera si riunivano i club. In totale a Parigi vi erano 69 chiese cattoliche. Solo 12 di queste furono chiuse con l'accusa di svolgervi attività controrivoluzionaria. Poi vi fu anche tutta una serie di decreti sul lavoro. Il 16 aprile fu approvato un progetto sulle officine inattive. Diversi padroni erano scappati e in base a questo si dava mandato ai sindaci di individuare, attraverso una commissione d'inchiesta, le officine inattive, di assegnarle a cooperative di operai. Per dare attuazione a questo, il 23 aprile, l'Unione dei Meccanici e l'Associazione dei Metallurgici invitarono le altre corporazioni operaie a nominare propri delegati alla commissione d'inchiesta e danno ai propri delegati il mandato di agire per porre fine allo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo e per organizzare il lavoro mediante associazioni che posseggono collettivamente un capitale inalienabile. Qui cominciamo ad andare oltre a quello che era le idee di Proudhon. E il 20 aprile la Commissione Lavoro, presieduta da Leo Frankel, proibì il lavoro notturno dei fornai. Leo Frankel cerca anche di far passare per due volte la giornata lavorativa di autore, ma non viene mai accettato. In compenso, il 27 aprile vengono soppresse tutte le multe e le trattenute sui salari, che di fatto costituivano una diminuzione mascherata dei salari. Il 22 aprile viene stabilita l'eleggibilità dei giudici, istituzione dei corti di giurati formate solamente dalla Guardia Nazionale. Viene soppressa la venalità dei giudici, stabilendo che gli ufficiali giudiziari, i notai, i periti e i cancellieri del tribunale ricevessero solamente uno stipendio fisso. Essi avrebbero dovuto versare ogni mese alle finanze le somme recuperate in seguito all'esecuzione degli atti, senza più trattenersi, come avveniva nella vecchia magistratura, una percentuale. Il 19 maggio fu stabilita la Corte Marziale per i funzionari accusati di corruzione e concussione, prevedendo anche la pena di morte dei colpevoli. Il 10 maggio fu vietata la prostituzione sulla pubblica via e il 18 maggio fu decretata la chiusura di tutte le case di tolleranza. Alla Comune di Parigi furono subito riaperte le case di tolleranza. E anche la Comune di Parigi fa i conti con i suoi monumenti. Il 12 aprile viene demolita la colonna Vendôme, che era stata eretta da Napoleone come monumento della conquista imperialista. Il 5 maggio viene decretata la demolizione della cappella espiatoria eretta durante la restaurazione a memoria di Luigi XVI e Maria Antonietta. E il 10 maggio fu decisa la demolizione della casa di Thiers e il sequestro di tutti i suoi beni. Questa decisione, curiosamente, provocò le dimissioni del delegato della banca, alla Banca di Francia, un certo Charles Besley, che ritroveremo più avanti, che era un prudoniano ed un vero e proprio agente della borghesia, e le sue dimissioni avvengono dopo che ha fatto vari disastri. Il 19 maggio viene emanato il decreto sulla laicità e sulla separazione della scuola e della chiesa. Nessuna istruzione religiosa e nessun oggetto di culto sono ammessi negli edifici scolastici. Viene istituita l'istruzione obbligatoria, gratuita e imposta su basi scientifiche.
Coerentemente furono raddoppiati gli stipendi dei maestri e furono parificati le retribuzioni delle maestre. Il 21 maggio viene anche decretata la collettivizzazione dei teatri, senza più nessuna società che ne tragga profitto, e vengono stabilite che debbano andare avanti il regime praticamente cooperativo. C'è anche da parte del Comune una, in verità, ristretta quantità di decreti di guerra. Più che altro il decreto degli ostaggi, il 5 aprile. Questo si rese necessario perché le truppe di Versailles sistematicamente fucilavano tutti i prigionieri della Guardia Nazionale e dell'esercito che si era schierato con il paese. In base a questo, il decreto stabiliva che chiunque fosse sospettato di complicità con il governo di Versailles venisse immediatamente arrestato e imprigionato, che un tribunale avrebbe valutato entro 48 ore le accuse, che i trattenuti in carcere per decisioni del tribunale sarebbero stati ostaggi del popolo di Parigi e che qualunque esecuzione di un prigioniero di guerra o di un sostenitore del governo regolare della Comune di Parigi sarebbe stata immediatamente seguita dall'esecuzione di un numero triplo di stragi. Questo decreto ebbe l'effetto di sospendere le esecuzioni sommarie dei prigionieri comunati, ma per poco tempo. Come Marc scrisse, tuttavia, non appena Thiè e i suoi generali si accorsero che il decreto della Comune sulle rappresaglie non era che una vuota minaccia e che venivano risparmiate perfino le spie della gendarmerie travestite dai guardie nazionali, allora la fucilazione di massa dei prigionieri venne ripresa. In effetti, complessivamente vennero fucilati solo 85 ostaggi, di cui 15 spie conclamate. Il 1 maggio viene istituito un comitato di salute pubblica, a rimembranza del comitato di salute pubblica della rivoluzione del 700. È una proposta che provocò una spaccatura in seno al Consiglio della Comune e fu approvata solo con 45 voti a favore e 23 contrari. La minoranza dichiarò di vedere nell'istituzione del Comitato di Salute Pubblica un ritorno al terrore giacobino. Purtroppo questo Comitato di Salute Pubblica non fu in grado di terrorizzare nessuno e rimase tutto sommato piuttosto inutile senza nessun reale collegamento con il fronte. Interessante anche notare l'amministrazione finanziaria della Comune. Durante il periodo dal 20 marzo al 30 aprile furono speso 25 milioni di franchi. Questi avevano a fronte 26 milioni di entrate che più che altro venivano da imposte dirette e indirette. 20 milioni andarono per pagare la Guardia Nazionale, che era l'unico modo per il sostentamento di queste famiglie. E la maggiore entrata, 13 milioni, in congruenza, derivava dall'imposta sui beni di consumo, praticamente dall'IVA, e quindi continuava a gravare sui ceti più poveri. Non ci furono imposte aggiuntive per i redditi alti delle classi attive. Per fare questo sarebbe stato necessario assumere il controllo della Banca di Francia, ma il Consiglio della Comune rifiutò decisamente di prendere queste iniziative. Come scrisse il giornalista marxista Lissagré, tutte le insurrezioni serie si sono impadronite sin dall'inizio del nervo del nemico, la cassa. La Comune è la sola che si sia rifiutata di farlo. Rimase in estasi davanti alla cassa dell'alta borghesia che aveva in mano. Il controllo della banca centrale avrebbe avuto una particolare importanza sia economica che politica, perché avrebbe rappresentato un vero ostaggio per far esitare Thiè alla conquista di Parigi. In realtà il delegato della Comune che doveva intrattenere i rapporti con la Banca di Francia era il prugnano Charles Beslet, quell'agente della borghesia di cui parlavamo prima.
Questo intrattenne dei rapporti molto cordiali con il vice governatore Ploeg, e questo vice governatore della Banca di Francia poté seguire fedelmente le istruzioni di Thiers. Consistevano nel non opporsi alle richieste di prestiti della Comune, ma di frazionarli e ritardarli. In totale, alla fine, alla Comune vennero concessi 20 milioni di franchi. Invece, il governo di Versailles ebbe 257 milioni di franchi, che vennero destinati alla lotta contro la stessa. E questa è una pagina veramente balorda della Comune di Parigi. Comunque, durante la Comune di Parigi venne fondata anche l'Unione delle Donne. Era l'Unione delle Donne per la difesa di Parigi e della cura dei feriti. E fu scelto un consiglio provvisorio composto da 7 operaie e da Elisabeth Dmitriev, una russa di origine aristocratica, come abbiamo già visto, iscritta all'Internazionale in contatto con Marx. Questa Unione delle Donne aprì le proprie sezioni in diverse riunioni operaie di Parigi. L'Unione non solo intendeva organizzare mense e procurare infermieri, ambulanze e trovare vestiario, ma collaborava anche con le commissioni governative per la creazione di lavoro femminile. La Commissione Lavoro, su proposta dell'Unione delle Donne, decise di creare aziende cooperative affidandone l'organizzazione all'Unione delle Donne. Il 18 maggio l'Unione invitò gli operai di Parigi a riunirsi per costituire camere sindacali di ciascuna corporazione del lavoro, per poi dare origine alla Camera Federale di tutte le lavoratrici. Ancora una successiva riunione fu convocata il 21 maggio, fu l'ultima. Quel giorno l'esercito entrò a Versailles e a Parigi tutte, comprese le donne di Parigi, corsero alle barricate. Perché infatti questa esperienza rivoluzionaria, appunto, finì. Parigi si trovava accerchiata a nord, a est, dall'esercito tedesco, che formalmente era neutrale. A sud c'erano i versagliesi, che si erano completamente riorganizzati ed erano letteralmente più del doppio sia per armi che per uomini rispetto ai comunardi. Comunardi che tentano qualche sortita mal organizzata gli va subito male. La Guardia Nazionale è decentralizzata ed è inadatta ad operazioni di campo aperto. Anche per questo, durante la rivoluzione russa, si dovette ricorrere ancora ad un esercito regolare. E manca anche di un'organizzazione centrale dell'esercito. In teoria dovrebbe essere lo comune, questa organizzazione centrale, e più tardi il comitato di salute pubblica. Ma saranno provvedimenti tardivi. Il comitato di salute pubblica avrà sempre uno scarso collegamento con il fronte e più che altro vado a una certa sicurezza interna. In quella situazione i generali erano lasciati più o meno alla loro iniziativa personale e senza controllo politico. E in un paio di situazioni si creano anche delle situazioni un po' dubbie dal punto di vista politico, come la presa di una ponte di Parigi. Comunque Parigi era poco più di un'isola operaia in un paese contadino e contro un apparato statale ancora intatto che poteva accingere e reclutare da un esercito composto soprattutto da contadini. E così, dopo qualche sortita scoordinata da parte della Comune, arriva la famosa o famigerata settimana di sangue, tra il 21 e il 28 maggio. Il 21 maggio l'esercito versagliese entra a Parigi da un ponte rimasto incredibilmente incostruito. La Comune non aveva preparato nessuna strategia di difesa militare. Una ventina di membri del Consiglio della Comune si riuniscono per l'ultima volta all'Hotel de Ville e decidono di rientrare nei propri quartieri per combattere e dare l'esempio. Nelle strade si elevano ovunque le barricate, se ne contarono almeno 164, dove erano attivi anche donne e bambini. Ma i versagliesi ormai sono 130.000 e avanzano lentamente anche da nord, dove i tedeschi prussiani hanno permesso la divisione al generale Montadon
di attraversare le loro linee, prendendo come un'abbia alle spalle. E così Thiers, qualche giorno dopo, può dichiarare all'assemblea che l'espiazione sarà completa. E infatti, qualche giorno dopo, telegrafò ai profeti. Il suolo è disseminato dai loro cadaveri. Questo spettacolo spaventoso servirà di lezione. È veramente uno spettacolo spaventoso che rimarrà nella memoria della classe lavoratrice per decenni. Io mi ricordo ancora mio nonno, nato nel 1891, parlarmi con terrore e orrore del comune di Parigi, del massacro. Per chi volesse i particolari della capricciante della repressione, può leggersi il libro di Lise Garet, il giornalista marxista che era presente. Non mi dilungo in questi particolari. Non esiste un calcolo preciso delle vittime. Ufficialmente furono 17.000, ma di sicuro furono subito almeno 30.000 e ancora 20.000 nelle settimane successive. I comunardi venivano buttati in fosse comuni, fucilati, buttati in fosse comuni e bruciati spesso ancora lì, prima di essere, senza neanche essere finiti. Alla fine Thiers sospende la mattanza solo perché non sapevano più dove mettere i cadaveri e per paura anche delle ripercussioni economiche. Praticamente si stava arrivando a fucilare chiunque avesse i calli sulle mani, non chi avesse un fucile in mano, praticamente si stava sterminando la classe operaia di Parigi. In questo contesto l'unica nota che può consolare è che alcuni comunati, e poi quattro marxisti, anche se a volte gravemente feriti, per cui Lise Garet, riuscirono a scampare all'eccidio e attraversarono le linee prussiane. Le linee prussiane avevano l'ordine di respingere i fuggitivi, ma quando non c'erano gli ufficiali, i soldati prussiani si voltavano dall'altra parte. Le conseguenze politiche di questo massacro furono ovviamente la soppressione della Guardia Nazionale e di qualsiasi organizzazione dei lavoratori, a cominciare dall'Internazionale e dai sindacati. Su tutta l'Europa si estese una pace sociale che fu una vera e propria pace della morte e durò fino alla rivolta del pane a Milano nel 1800. Ora dobbiamo fare un bilancio di ciò. Il Comune di Parigi ci mostra sicuramente l'eroismo delle masse e dei lavoratori, la loro capacità di unirsi in un unico blocco e di sacrificarsi in nome del futuro migliore. Ma alla fine la comune fu schiacciata e dobbiamo chiederci perché. Molti storici da sinistra liquidano semplicemente la questione con una questione di era troppo presto. C'erano troppi contadini in Francia, ma non ci possiamo accontentare di questa risposta. In Russia nel 1917 in percentuale c'erano più contadini che in Francia. In realtà la Comune di Parigi fu sconfitta per lo stesso motivo per cui la classe lavoratrice in Francia non prese il potere già il 4 settembre del 1870. Fu sconfitta perché mancava un partito dei lavoratori. E questo è il senso del primo indirizzo di Marx e Engels alla Prima Internazionale. Praticamente gli dicono: parigini, lasciate stare la guerra con i prussiani, lasciate questa incombenza al governo che vi ha messo nei guai e preoccupatevi di costruire il partito dei lavoratori. Ora, in questa situazione politica noi avevamo invece una fetta di esponenti della piccola borghesia a capo della rivoluzione e questi esponenti della piccola borghesia si nascondevano dietro le fantasie di Proudhon o addirittura i fantasmi della Prima Repubblica. E questa fetta piccola borghese aveva un'influenza decisiva sia nel comitato centrale del comitato di vigilanza che della Guardia Nazionale e della stessa Comune.
ed era una sezione praticamente che sperava di prendere il potere con delle manovre parlamentari. Ora, un partito dei lavoratori non è una macchina per prendere il potere con manovre parlamentari. Il partito dei lavoratori è la memoria accurata ed organizzata dell'esperienza di generazioni e generazioni di lavoratori. In base a queste qualità, questo partito può prevedere gli sviluppi futuri e decidere una corretta linea di azione, liberando così i lavoratori da un continuo destino di dover sempre ripetere la propria storia, i propri errori, le proprie situazioni e le proprie decisioni mancate. Ma questo partito mancava, e così la rivoluzione cade inaspettatamente, cadde proprio, su una direzione politica del tutto impreparata. E ricade perché il governo Thiè si squagliò letteralmente, almeno per un momento. In quel momento il governo Thiè avrebbe potuto essere definitivamente schiacciato. Thiè e tutti i ministri avrebbero potuto essere arrestati. Nessuno avrebbe mosso un dito per difenderli. Ma non fu fatto. E non solo. Come Marx ed Engels rilevarono, non si inseguirono i bersaglieri e si compì il madornale errore di non collettivizzare la Banca di Francia. Tutto questo perché non esisteva l'organizzazione centralizzata di un partito rivoluzionario per impedire questi errori. Mancava una strategia rivoluzionaria e gli organi per realizzare questa strategia. Il 18 marzo l'esercito regolare non voleva combattere. La disciplina che pativano in peor gli ufficiali era molto illusoria, come abbiamo visto. La Concia aveva provato a venne fucilato dai suoi soldati. In quella situazione si sarebbe potuto infiltrare nell'esercito in ritirata qualche dozzina di attivisti con dei compiti precisi, cioè fomentare lo scontento dei soldati nei confronti degli ufficiali e istigare la diserzione, possibilmente portandoli a riunirsi con i popoli di Parigi. Si tratta della tattica usata più volte con successo dai bolscevichi durante la guerra civile nell'ex impero zarista, e ammisero anche gli stessi osservatori che sostenevano che questa era una tattica ragionevole che si sarebbe dovuto attuare. Ma non ci pensò nessuno. Soltanto il partito rivoluzionario poteva pensarci. Non poteva pensarci il Comitato Centrale della Guardia Nazionale. In pratica questo comitato era un consiglio di delegati, un organo rappresentativo dei lavoratori e di piccoli borghesi armati che avevano preso una linea rivoluzionaria. Questo consiglio era direttamente eletto dalle masse, ne rappresentava i sentimenti nel bene e nel male. Rifletteva sia lo slancio rivoluzionario, ma anche le indecisioni di inconcorrenze ereditati dal passato democratico borghese. In questa situazione prevalsero sentimenti comuni tra le masse quando sono senza il seguito del partito, e cioè seguire la linea della minor resistenza e confondere i desideri per realtà. Tutto ciò si coagulò nella tendenza alla inattività dopo il primo successo. Il Comitato Centrale della Guardia Nazionale era insufficiente per dirigere la situazione, perché esso stesso doveva essere guidato e diretto da un partito che non c'era. I negoziati con i sindaci, oltre che ovviamente servire a Thiè per guadagnare tempo, denotano una situazione particolare, cioè una speranza assurda di poter evitare lo scontro con il governo in virtù di qualche miracolo. In fondo, i delegati della Guardia Nazionale, del Comitato Centrale, speravano che il loro rispetto per gli organi legali borghesi, cioè i sindaci, avrebbe coperto la comune di un qualche scudo di legalità e avrebbero indotto Thiè a desistere dall'attaccarli. A tutto questo si aggiunsero anche le farnicazioni prudoniane sul federalismo. Praticamente ogni città se ne poteva stare per i cavoli suoi, senza teorizzare nessuna azione organizzata e centralizzata, mentre invece occorreva uno sforzo comune per distruggere definitivamente lo Stato borghese. A
Alla fine prevalse il criterio, non attacchiamo se non ci attaccano. Come scrisse Lenin, la rivoluzione è una cosa seria. Se non si vuole portare fino in fondo, è meglio lasciare stare. Ed è questo il motivo per cui all'inizio della crisi Marx ed Engels raccomandarono al proletariato parigino di non attaccare il governo e di concentrarsi sulla costruzione del partito. Il partito rivoluzionario non può creare la rivoluzione, non può indirla a suo piacimento, però può e deve guidarla, e per farlo deve essere un'organizzazione che conta su una disciplina interna e una forte penetrazione all'interno della classe lavoratrice, in modo da poter trasmettere a tutta la classe la disciplina interna del partito. Non c'è un altro modo. Occorre un partito reso coeso dalla discussione e dalla democrazia interna, ma che sappia trasformare questa coesione democratica in disciplina e che sappia trasmetterla al resto della classe. Questa è la differenza tra la Comune di Parigi e la Rivoluzione d'Ottobre. E pertanto, compagni, faccio un appello. Faccio un appello particolarmente a chi ci guarda con simpatia, ma ancora dall'esterno. Bene, compagni, non ci serve la simpatia. Ci serve un partito per dirigere la rivoluzione che ormai è in corso. Aderire a SCR è un mezzo per consentirci di diventare questo partito. Possiamo costruire questo partito solo con il vostro aiuto. Ricordate, compagni, hic Rhodus, hic salta. E fra poco qui si comincia tutti a saltare. Ho finito. E io ringrazio Pietro per la sua splendida relazione, che ci ha raccontato questa esperienza effettivamente memorabile della classe lavoratrice, ma credo che sia stata anche molto chiara rispetto ai limiti di questa esperienza e quindi alle lezioni che vanno apprese. Prendo solo 2 minuti a questo punto per tornare rispetto alle attività che la nostra organizzazione sta svolgendo. Intanto, per chi non l'avesse visto, adesso vediamo se riesco a farvelo vedere. Venerdì abbiamo caricato l'ultimo dei nostri video, l'ultimo cronologicamente, diciamo, per ordine di caricamento, sull'esperienza della resistenza e delle 4 giornate di Napoli, quindi con questa insurrezione che cacciò i nazisti. Fa parte di un ciclo di 4 video contributi che vengono pubblicati tutti i venerdì alle 18:30 sul nostro canale YouTube e che sono dedicati appunto a episodi acuti della lotta di classe, come li abbiamo chiamati, nella resistenza. Venerdì prossimo ci sarà il video contributo di Daniele Argenio, Bandiera Rossa nella resistenza romana. Voglio anche cogliere l'occasione per invitare tutti a guardare il programma della Università Marxista Internazionale. Come sapete, Sinistra Classe Rivoluzione è la sezione italiana della tendenza marxista internazionale, che tradizionalmente nei mesi estivi ha un suo momento di ritrovo con compagni, militanti da decine di paesi in tutto il mondo. Quest'anno, a causa della particolare condizione con la pandemia, sarà impossibile avere un appuntamento fisico e quindi abbiamo organizzato una scuola marxista, appunto un'università marxista online, che si terrà dal 25 al 28 luglio le discussioni andranno dalle 14 alle 22 orario italiano, ovviamente essendo in collegamento con militanti da tutto il mondo. Si è cercato un orario che permettesse di penalizzare il meno possibile, diciamo, di chiedere meno sacrifici possibili
per chi c'è, per quei paesi in cui cadrà in orario notturno. E è un programma molto ricco, come potete vedere. La prima sessione sarà dedicata alla vita e alle idee di Friedrich Engels in occasione del 200° anniversario della sua nascita, e poi ci saranno delle discussioni in parallelo su, cioè un programma ricchissimo su molti argomenti, da alcuni fondamentali del marxismo, l'economia, il ruolo dello Stato, il dibattito con le posizioni anarchiche, per esempio, temi di attualità. Ci sarà una sessione dedicata alla questione dell'ambiente, peraltro sul sito marxist.com sono state recentemente pubblicate delle tesi proprio sulla questione ambientale, e poi diverse sessioni che saranno dedicate alle differenze e alla polemica con tendenze ideologiche, molte delle quali vengono dall'ambiente accademico, che sono presenti nel movimento oggi e che quindi vanno, analizzate non in modo dozzinale, ma capendone le basi teoriche, politiche e alla fine anche quali settori della società rappresentano e da quali vengono portate avanti, proprio come occasione di formazione e di sviluppo politica per un chiarimento teorico nella costruzione, come ricordava anche Pietro, di un'organizzazione di avanguardia che deve avere come prima base appunto una chiarezza teorica e ideologica. Io vi rimando al sito rivoluzione.red, dove ci sono, come vedete, le informazioni principali per partecipare. Qui vedete c'è un modulo, si clicca qui sopra e si apre un modulo dove si raccolgono le informazioni principali, anche perché poi vi dovremo mandare, come per questi gruppi di studio marxisti, un link per potervi collegare alla discussione internazionale. E ci sono delle quote di partecipazione assolutamente contenute: 30 euro per chi ha un reddito per partecipare all'intera scuola, 15 euro per chi non ha un reddito, e fra l'altro queste quote danno diritto anche a un abbonamento a Rivoluzione, rispettivamente di 20 a 20 o 10 numeri, che è anche un modo per restare collegati e aggiornati alla pubblicazione principale della nostra organizzazione, che peraltro vedrà uscire il nuovo numero di Rivoluzione proprio settimana prossima. E quindi questo numero, fra l'altro, sarà un numero cartaceo, torniamo alla produzione materiale, anche se in realtà abbiamo avuto una tiratura straordinaria anche del precedente, visto che hanno cominciato a esserci presidi, occasioni di piazza, ed è stata molto bene accolto in queste occasioni. Il prossimo torneremo ad avere appunto la tiratura classica cartacea, quindi invito tutti a, se vi iscrivete alla scuola, all'università marxista, appunto, cominciare con un abbonamento a riceverlo, altrimenti chiedercelo per mail sul sito o semplicemente chiederlo ai militanti nelle vostre città. Infine, ricordo l'appuntamento di questo sabato con l'Assemblea Nazionale a Modena, sabato 4 luglio, dell'appello "I lavoratori non sono carne da macello". La discussione verrà trasmessa in diretta Facebook e quindi vi potrete collegare con la pagina dell'appello "I lavoratori non sono carne da macello" o alla pagina Facebook di Rivoluzione per poter assistere e seguire questa discussione, direi molto molto, molto importante, che sarà un momento anche di bilancio e conclusivo rispetto a tutta questa ondata di scioperi e di organizzazione anche degli elementi che sono stati protagonisti di questi scioperi dalle giornate di lotta di marzo, per avere un bilancio politico e decidere come andare avanti. Il giorno dopo, che è la domenica 5, ci sarà un'assemblea di appunto lavoratori e delegati, che invece appunto non sarà trasmessa in diretta Facebook, ma potrà essere seguita da chi ha partecipato a un percorso di discussione all'interno tra i lavoratori di Sinistra Classe Rivoluzione, ma anche tutti quelli che ci sono vicini. Quindi io invito a chi non conoscesse già questo percorso a appunto contattarci per
per prenderne parte. A questo punto, dette queste cose, che sono gli appuntamenti più rilevanti dei prossimi giorni, riguardo la chat e l'elenco dei partecipanti, ma non vedo né manine né richieste di intervento, quindi vi invito a segnarvi per poter intervenire o eventualmente fare delle domande o delle richieste di chiarimento e partecipare, dar vita al dibattito. Ovviamente questo dibattito, visto anche la durata della relazione introduttiva, non sarà lunghissimo, però c'è assolutamente tempo per intervenire, quindi vi invito a farlo. Non siate timidi. Intanto che sono state pubblicate nella chat diversi inviti di lettura per approfondire tutti gli argomenti che ha spiegato Pietro nella sua introduzione. A tal proposito ricordo sempre il link alla libreria marxista che trovate sempre su rivoluzione.red, dove potete guardare il catalogo dei libri da noi pubblicati e ordinarli online in modo da poter attingere alle fonti, che è sempre il modo migliore. Allora, adesso facciamo un conto alla rovescia, altrimenti diamo un'altra mezz'ora a Pietro per spiegare le cose che ha dovuto tagliare dalla sua relazione. Allora, sembra di capire che si sia segnato Franco Bavila. A cui a questo punto trovo. Ah, ecco, lasciamo che stranamente. Ah no, scusate, Franco Ferrara. Allora, prego Franco Ferrara e allora, prego Franco Ferrara intanto. Ti sblocco. Ecco qua. Hai la parola, Franco. Ma non c'era prima Franco Bavila? Vabbè. No, vai pure. Siete segnati praticamente insieme, quindi vai allora prima pure. Franco Bavila, dai. scusa, io pensavo che si fosse già. Allora, Franco Bavila. Franco Ferrara che aspettava il primo segnale che si segnava per andare in corso. Prego. Eccomi. No, vabbè, la relazione di Pietro è stata molto esauriente su tutti quelli che sono stati gli avvenimenti principali e le lezioni da trarre. Io volevo solo aggiungere una cosa su quella che fu la posizione di Marx rispetto agli avvenimenti della Comune, perché comunque la Comune di Parigi fu non solo un grande avvenimento rivoluzionario, ma durante lo svolgimento del quale Marx era vivo e politicamente attivo e poté, diciamo, svolgere in diretta quelle che furono le sue riflessioni, le sue considerazioni, e questo quindi ha una grande importanza per noi per capire qual era effettivamente l'atteggiamento di Marx, qual era l'atteggiamento di un grande teorico rivoluzionario di fronte ad una rivoluzione concreta. E già lo ricordava Pietro, la posizione di Marx in quel periodo non era quella di lanciare un'insurrezione, di rovesciare il governo e di prendere il potere per la classe lavoratrice parigina, ma appunto il suo consiglio era quello di guadagnare tempo, sfruttare le libertà democratiche che erano state ottenute per costruire il partito, un partito operaio, un partito rivoluzionario, e per accumulare le forze in vista di un momento più favorevole per avere lo scontro decisivo. Però
come si sa, non è che sempre si può decidere a priori, si può decidere a tavolino qual è lo svolgimento concreto degli avvenimenti. E quindi sull'onda di quello che stava accadendo, sull'onda degli attacchi del governo, eccetera, la classe lavoratrice parigina si mise comunque in azione. E qua è importante vedere come reagisce Marx, che non è quello di dire «Ah, avete sbagliato, gli avevo detto che dovevate aspettare il momento più favorevole», ma è quello di dire una volta che la classe operaia si muove, lui sostiene in maniera acritica l'azione della classe lavoratrice e la difende in tutti i modi. E anche quando la Comune di Parigi verrà drammaticamente sconfitta, come prima ha raccontato Pietro, Marx si assume storicamente il ruolo di difendere la Comune di Parigi, la sua eredità, la sua memoria di fronte a tutto il mondo. E una volta che la Comune di Parigi era stata sottoposta a quella repressione tremenda, anche le diverse sezioni della Prima Internazionale vengono sottoposte a una serie di attacchi in tutti i paesi in cui operano. E nonostante questo, Marx difenderà a spada tratta il suo famoso libro sulla guerra civile in Francia, è un libro volto proprio a questo, a difendere la Comune di Parigi contro gli attacchi che subiva da ogni parte, non solo dalla borghesia inferocita, ma anche dai settori di destra, dai settori moderati, dai settori riformisti del movimento operaio. Per esempio, la sconfitta della Comune di Parigi sarà l'occasione per i settori legati ai sindacati britannici, le trade union, che avevano una posizione riformista, di in qualche modo rompere con la Prima Internazionale, dicendo con la Comune di Parigi ci siamo spinti un po' troppo in là e quindi dobbiamo intervenire. E Marx attacca questa gente, difende l'azione dei lavoratori di Parigi contro anche gli attacchi che vengono all'interno dello stesso movimento operaio. E questo lo fa sebbene, come giustamente Pietro ha ricordato, la maggioranza dei dirigenti della Comune di Parigi non fossero certo dei marxisti, anzi appartenevano ad altre tendenze, i blanchisti, i prudoniani e compagnia cantante. E nonostante questo, Marx li difende comunque, cioè non è che scoglie l'occasione per fare una polemica di piccola bottega, ma coglie quello che è il grande evento storico, il primo tentativo della classe lavoratrice di costruire il proprio Stato, di costruire il proprio potere. Poi gli attacchi ai blanchisti, le polemiche con i prudoniani, Marx le aveva fatte prima e le avrebbe fatte anche dopo. Ma di fronte appunto ai grandi avvenimenti storici non fa le polemiche di piccolo cabotaggio, ma difende quella che è la portata storica di quell'avvenimento. E questo è importante, perché noi qua abbiamo visto nel corso della storia un sacco di teorici molto dotti, molto che si definiscono marxisti, che si definiscono anticapitalisti, che sembra che ne sanno tantissime, e che poi però in realtà il loro ruolo è sempre quello di dire che le condizioni non sono mai mature per una rivoluzione. E quindi da questo punto di vista prendono sempre le distanze, si dissociano. Il mondo non si conforma mai come vorrebbero i loro testi. E quindi loro, siccome il mondo non si conferma i loro testi, prendono le distanze dal mondo, prendono le distanze dalle lotte reali. In Marx non c'è neanche un briciolo di questo atteggiamento. Lui non solo difende e glorifica giustamente questo grande episodio storico, ma ne trae anche delle lezioni politiche. Cioè, l'atteggiamento di Marx non è quello che dice vediamo se gli avvenimenti si conformano a quello che io ho scritto, ma lui guarda la classe operaia in azione e impara, apprende. Sarà lui che conformerà i suoi scritti, le sue idee, le sue posizioni a quello che è accaduto durante la Comune di Parigi e non viceversa. E questa è la differenza tra i teorici da strapazzo accademici e i veri teorici rivoluzionari, che non sono lì appunto col tavolino a misurare gli avvenimenti storici, ma a apprendere da quello che accade. Infatti Marx apprenderà moltissimo dall'esperienza della Comune di Parigi, dall'attività creatrice degli operai parigini nel momento in cui prendono il potere, nonostante i limiti, nonostante gli errori, perché lui lì vede applicarsi quelle che erano delle concezioni che lui aveva formulato solo a livello teorico. Questa questione della dittatura del proletariato era generale nei ragionamenti di Marx, ma nella Comune di Parigi prende concretezza e lui questo lo sottolinea.
sottolinea il fatto che non c'è più l'apparato repressivo di cui ha bisogno la borghesia per tenersi al potere, ma che c'è la milizia di lavoratori armati. Esalta il fatto che tutte le cariche pubbliche erano eleggibili, esalta il fatto che i funzionari avevano degli stipendi operai, dei salari operai. Questo è quello, peraltro prende in giro anche i borghesi liberali che parlano tanto dello Stato buon mercato e poi hanno bisogno di questo apparato repressivo mastodontico per tenere le masse sottomesse, e lui dice, volete il vero Stato a buon mercato? È quello della Comune di Parigi, perché sono lavoratori armati, perché non sono corpi separati dalla società armati, non sono corpi di funzionari statali che si elevano al di sopra della massa dei lavoratori, ma sono invece il vero Stato appunto a buon mercato, era quello nato dalla Comune. E ne trarrà una serie di conclusioni, tra cui quella che appunto i lavoratori non possono prendere lo Stato borghese e farlo funzionare per quelli che sono i loro interessi, ma devono rovesciare il vecchio Stato e costruirne uno nuovo, una serie di conclusioni che poi sarebbero state fondamentali anche in tutta l'elaborazione successiva. E quindi, ripeto, questo atteggiamento ci restituisce quello che è il pensiero autentico di Marx, che non è quello di cercare di accampare scuse per tirarsi fuori dagli avvenimenti, ma è di saperne prendere gli elementi essenziali, gli elementi positivi, e saperli poi sviluppare con un'ulteriore riflessione a livello teorico. E da questo punto di vista la vicenda è molto istruttiva, perché anche qui, a proposito delle condizioni materiali, oggettive, bla 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 bla, qua si vede che è vero che la classe operaia francese era agli albori, è vero che la situazione che c'era a Parigi non c'era nel resto della Francia, però questo Marx non trasse mai la conclusione che il destino della Comune di Parigi fosse segnato fin dall'inizio, che non potesse vincere. Le difficoltà c'erano, e lui ne era consapevole, tanto che aveva sconsigliato quell'azione, ma nonostante questo c'era la possibilità di andare alla vittoria, perché per quanto le condizioni oggettive fossero sfavorevoli, però poi Marx nella sua analisi, e peraltro su questo sarà ripreso anche da Lenin, entra anche nel merito, cioè se avessero marciato su Versailles, se avessero preso la Banca Nazionale, eccetera eccetera, se avessero fatto tutti questi passi, il destino poteva essere differente. E quindi anche qui il ruolo dei rivoluzionari, dei marxisti, non è quello di fare un'analisi dall'esterno di quelli che sono gli avvenimenti, capire se le condizioni sono abbastanza mature oppure no, allora dobbiamo, ma di capire nel momento dato in cui la classe operaia si muove quali sono i passi necessari per poter arrivare al successo, per poter arrivare alla vittoria. E ripeto, questo è accaduto nel 1870, ma è una lezione estremamente attuale per oggi, perché appunto limitarsi a dire quello che non va è facile, ma trovare la strada che invece il movimento dei lavoratori può trovare verso il successo, quello è un altro discorso, e quello può essere trovato in tutti i contesti più difficili e anche nei contesti più favorevoli. E dunque, ripeto, questo è il Marx al quale appunto ci ispiriamo, e non alle versioni liofilizzate, imbalsamate, che invece altre tendenze, altre cose ne fanno. E quello appunto di un rivoluzionario vero, e che noi difendiamo contro tutti quelli che lo vogliono semplicemente così far passare come un accademico e non come un effettivo combattente della classe lavoratrice. E quello che accade attorno alla Comune di Parigi, sebbene Marx fosse in esilio, fosse a Londra, però ci dimostra quello che era il suo vero atteggiamento, quella che era la sua vera politica, quello che era il suo vero metodo il suo modo di concepire la lotta dei lavoratori. Quindi è molto insegnativo non solo per gli avvenimenti in sé, ma anche per quello che dovrebbe essere il ruolo dei marxisti e dei rivoluzionari in processi di questo tipo. Ho finito, grazie. Grazie mille, Franco. Allora, a questo punto passiamo da Franco Bavila a Franco Ferrara. Chiederei appunto di segnarsi durante l'intervento di Franco. Non abbiamo tantissimo tempo, come dicevo, però se ancora uno o due interventi eventualmente ci stanno senza problemi. Prego, Franco. Bene, forse era meglio se intervenivo subito, perché l'intervento di Franco Bavila mi ha tolto gran parte degli argomenti. Comunque, parto da qua. L'esperienza della Comune di Parigi si è conclusa tragicamente, si è conclusa con una sconfitta,
ma è stata è solo una tappa nel movimento di emancipazione delle classi lavoratrici. E a questo proposito è molto significativo, qua riprendo l'intervento di Franco, è molto significativo, molto significativa l'opera di Marx e il suo approccio a questo evento storico, pur avendone per tempo denunciato le approssimazioni, i pericoli che erano insiti e l'impreparazione anche della classe operaia parigina. Ma comunque c'è sempre un atteggiamento, diciamo, costruttivo, davvero rivoluzionario. A me hanno impressionato tutta l'opera di Marx riguardo il suo scritto, riguardo alla Comune di Parigi, ma soprattutto le pagine conclusive, quando lui in sostanza dice che alla storia saranno ricordati più che i carnefici, saranno ricordati i martiri della Comune per il contributo che questi hanno dato con il loro sacrificio immenso alla costruzione di una civiltà migliore per l'umanità intera. Però ecco, nel concreto diciamo che la Comune di Parigi è anche una verifica, diciamo, della l'esattezza della visione di Marx e aggiungo anche quella di Engels, che hanno riguardo alla storia del movimento operaio e come il proletariato moderno si pone di fronte allo Stato borghese. Quindi la questione della teoria dello Stato, quindi la necessità della distruzione dello Stato borghese e della costruzione di un nuovo Stato proletario, viene qui, trova una verifica plastica, assoluta, e questo è importante soprattutto tenendo conto delle polemiche che avevano distanziato e diviso Marx, ad esempio, da Bakunin, dagli anarchici, nella sua lotta che lui ha fatto nella prima associazione internazionale degli operai. Ecco, questo quindi il suo lascito teorico trova qui una importante conferma storica, a proprio punto perché quell'esperienza ha avuto come esito una sconfitta e la tragedia repressiva che ne è seguita. Questa è stata importante soprattutto per l'esperienza che è stata accumulata successivamente da Lenin, dai bolscevichi e da Trotsky. Ecco, la questione del partito, ecco, l'assenza di questo organismo è stato, come ha ben sottolineato Pietro nella sua relazione, è stato l'elemento decisivo. Ecco, oltre le condizioni storiche, il fatto che la Francia fosse ancora un paese prevalentemente contadino, ma da questo punto di vista la Russia lo è stata ancora di più, e questo lo era ancora di più nelle proporzioni, e questo non ha impedito comunque alla classe operaia di prendere il potere nell'ottobre del 1917. La differenza l'ha fatta la presenza di un'organizzazione che si era temprata negli anni e che non aveva disdegnato alcune cose, oltre all'attività pratica di propaganda, di agitazione, ma anche lo studio della teoria. E per il bolscevismo è stato fondamentale lo studio della rivoluzione, a partire da quello della Rivoluzione francese e della Comune di Parigi. Per trarne, non per una questione di insegnamento di tipo puramente, di apprendimento puramente accademico, ma come insegnamento di carattere politico, teorico, politico, che serviva come bagaglio, come zainetto di esperienza per doverlo poi tradurre praticamente nell'azione. Ecco, questa è stata la differenza, una delle differenze fondamentali, e che dimostra che su questa strada, proprio anche per la struttura, la natura della classe lavoratrice, che ha bisogno più ancora della borghesia, che già detiene il potere, di una struttura organizzativa che sappia raccogliere, dirigere politicamente l'energia rivoluzionaria
che la classe può sprigionare in determinati movimenti storici. Senza questo elemento non c'è possibilità di vittoria. Questa è la questione essenziale e questa è anche il motivo dell'esistenza e dello sviluppo di una organizzazione politica come la nostra, che ha un vantaggio di avere alle spalle tutto questo percorso storico, che per noi rappresenta un apprendimento di fondamentale importanza, e di avere un'estensione, già anche se è una organizzazione di quadri, su tutto il gran parte del pianeta, del globo, perché proprio oggi, nei nostri tempi, nella nostra epoca, il fatto di avere avuto uno sviluppo capitalistico così esteso e così penetrante, ecco, rende tutte le parti del globo e non solo alcune parti, come era ai tempi in cui la Comune di Parigi si sviluppò, la Comune di Parigi, ed anche se vogliamo la Rivoluzione d'Ottobre, tutte le parti sono punti dove si può accendere una miccia e che noi dobbiamo essere pronti a dover raccogliere. E con questo terminiamo. Pronto? Ci siamo. Mi avete sentito? Mi avete sentito? Perfettamente. Okay, grazie. Grazie a te. Allora, non si è segnato nessuno, quindi faccio un ultimo appello se qualcuno vuole intervenire o chiedere qualcosa a Pietro, altrimenti lascio a lui la parola per le conclusioni. Quindi ultima richiesta 1, ultima richiesta 2, e siccome nessuno si segna, lascio a Pietro per concludere questa discussione. Prego. Bene compagni, mi sentite, mi vedete? Sì, ti sentiamo e ti vediamo. Beh, non c'è molto da concludere. Direi che i due Franchi, Franco Vavida e Franco Ferrara, hanno puntualizzato le questioni fondamentali. Molto apprezzato quello che ricordava Franco a proposito del ruolo di Marx che ha avuto in questa vicenda, il ruolo di un rivoluzionario vero, di un accademico, e il ruolo del partito, come diceva Franco Ferrara. In questo momento, rispetto a 150 anni fa, le condizioni oggettive sono molto, molto più maturate, non dico in Francia, ma in tutto il mondo. Praticamente in tutto il mondo sviluppato la classe lavoratrice rappresenta la grande maggioranza della società. Però questo non ci può tranquillizzare. Il fattore decisivo, allora come oggi, è il fattore soggettivo, è la presenza del partito rivoluzionario, che possiamo solo immaginare come potrà agire nel prossimo futuro. Ma sicuramente avrà un ruolo fondamentale nel scandire le tappe e la direzione. In questo momento possiamo solamente dire che per la rivoluzione, per ripresentarsi sulla storia, dovrà presentare caratteristiche di dualismo di potere. Dovranno sorgere ancora i consigli dei lavoratori. E tutto quello che succederà da quel momento in poi sarà fondamentalmente nelle mani dei lavoratori e della loro direzione. E questa prospettiva dei consigli è tutt'altro che astratta. Noi, se diamo un'occhiata dall'altra parte dell'oceano, quello che sta ancora succedendo, vediamo la sollevazione di un'intera popolazione completamente senza una direzione politica,
è andato avanti per settimane, in modo ovviamente poco fruttuoso dal punto di vista pratico. E però ha già lasciato qualche traccia, come sorgere proprio di un consiglio in un sobborgo di Seattle. Un consiglio che si autogoverna proprio sul modello della comune di Parigi, anche se forse nessuno di più lo sta dirigendo, ha mai letto la guerra civile in Francia. E questi sono gli elementi che in una situazione rivoluzionaria dovrebbero essere usati dal partito rivoluzionario per spingere avanti la situazione. Non è l'unico elemento di questo tipo che si manifesta. Abbiamo visto anche lo sciopero dei Doggers sulla costa occidentale. È rimasto solo un episodio. Perché è rimasto solamente un episodio? Direi che a questo punto la domanda è scontata. Perché manca il partito rivoluzionario che possa dirigere anche gli stessi sindacati, che possa dirigere la classe operaia allo sciopero generale e a tutte le conseguenze che ne deriva, e a far proliferare quella che è stata l'esperienza di Seattle. Comunque situazioni come questa si manifesteranno ancora nella storia, in un futuro molto prossimo. Non posso fare altro che ribadire quello che diceva Marx nel suo scritto profetico del 1851. Hic Rhodus, hic salta. Buonasera, compagni. Grazie mille a Pietro. Io ringraziando tutti quelli che hanno partecipato. Vi ricordo che sabato prossimo non ci sarà il gruppo di studio marxista, proprio perché ci sarà la assemblea dei lavoratori a Modena, di cui vi dicevo prima, e invece il sabato successivo ci sarà l'ultimo GSM di questo ciclo, che sarà dedicato a, diciamo, i legittimi eredi della Comune di Parigi, e cioè alla rivoluzione russa. E quindi, appunto, quando la presa del potere da parte dei lavoratori non si esaurì in poche settimane, si fece tesoro di quegli insegnamenti di cui abbiamo parlato oggi. Vi invito ovviamente a partecipare anche a quella discussione e a far circolare il link solito di iscrizione. E basta, ringraziando ancora chi è intervenuto e ha dato vita a questa discussione, vi auguro una buona serata. Arrivederci a tutti, ciao.